Andrà tutto bene, puntata numero 141. Oggi è lunedì 27 aprile 2020 e sono le 12:31. Ben ritrovato Martino. Ben trovato te. Allora Martino, ci siamo lasciati con 3.390 miliardi di euro. 3.390 miliardi di euro che l'Europa mette a disposizione degli stati che ne hanno bisogno. Sì, diciamo meglio che l'Europa e tutti i paesi che ne fanno parte mettono a disposizione dell'area. Allora, un tema che sarà decisivo il 6 e converrebbe che si decidesse il 6 in maniera un pochino più operativa. Il 6 maggio 2020. Esatto, il 6 maggio, il 6, il 7 faranno questa discussione. Allora, i presidenti del Consiglio e i ministri dell'economia. Allora, che cos'è che devono, o qual è l'oggetto della discussione? L'oggetto della discussione, o comunque quello che sembra essere sui giornali l'oggetto della discussione, è quanta parte di queste cifre addizionali saranno trasferimenti, cioè grant, e quanta parte invece saranno indebitamenti. Oh, il tema in realtà è un pochino meno rilevante, cioè rilevante da un punto di vista politico, ma teniamo conto che noi come paese, come Italia per esempio, siamo stati fino ad adesso contributori netti dell'Unione Europea. Quindi adesso, siccome siamo diventati un po' più poverelli, non saremo forse più contributori netti, ma in ogni caso è un problema di lana caprina, perché se tu ritieni che sono trasferimenti, poi vuol dire che devi finanziare, come dire, la Commissione Europea per la parte che gli manca, capito? Ecco perché io ti citavo poco fa Bini Smaghi, che mi sembra l'unico commentatore che ha messo sul piatto, come dire, in una conferenza allo IAI cui ho partecipato, ha messo sul piatto il fatto fondamentale che bisogna dire agli italiani: guardate che non possiamo pensare che questi soldi ci vengano per trasferimento, qualcuno ce li regali. Allora bisogna pensare al finanziamento, al finanziamento di queste spese. Ed è questo che la Merkel, che ha preso la palla al balzo e nella riunione passata del 23 ha fatto da mediatrice, ha detto naturalmente che ci sarà una forma di solidarietà grossa all'interno dell'Europa, perché è importante l'Europa in sé anche per la Germania, ma ha pure citato i modi di finanziamento di questo intervento. Dunque dobbiamo essere pronti a capire questo fatto. Se lo capiamo, quando la riunione sarà il 6 o il 7, non sarà un problema di capire quanto sono trasferimenti a titolo gratuito e quanti sono invece indebitamento. Sarà importante sapere le condizioni dell'indebitamento, cioè la durata. Ci indebitiamo a 10 anni, a 15 anni, ci indebitiamo a che tasso? Perché tanto poi la parte di, se vuoi, grant, di regali, di trasferimento, lo dovremmo comunque finanziare, perché dovremmo in ogni caso pagare il bilancio della Commissione Europea. Ecco, il problema di riuscire ad andare oltre, come dire, la dialettica puramente politica, che si capisce, la dialettica politica va bene, la gente deve prendere i voti. Non so se ti ricordi
Una volta Juncker, il vecchio presidente della Commissione europea, disse: Ah, sapete, noi lo sappiamo quello che bisogna fare, non sappiamo però poi come farci rieleggere. Capito? Cioè, c'è un problema inevitabile in questo campo, però che questo problema sia piuttosto limitato, cioè un pochino limitato, nel senso che va bene tutto, ma teniamo conto che se arriviamo, diciamo, a fare un passettino più avanti, il 6, è una cosa molto conveniente per l'Italia. Capito? Martino, equilibri mondiali, che cosa succede? Allora, che cosa succede? Ecco, tu citavi e facevi riferimento a questa grossa cifra, 3.000, 390, 3.500 3.390 miliardi miliardi. di Ecco, euro. questo è l'ordine di grandezza che ha ipotizzato Trump per fare uscire, come dire, l'economia americana e fargli superare il problema della recessione, perché anche negli Stati Uniti, bloccando le attività produttive, c'è recessione. Negli Stati Uniti, che non hanno sistemi come quelli europei di tutela dei lavoratori, succede che ci sono 22-23 milioni di disoccupati, o 22-23 milioni di disoccupati sono i disoccupati dopo la crisi del 29, negli anni 31, 32, 33, quelli dei libri, te lo ricorderai, insomma, anche dei film in cui si vedevano, come dire, le famiglie americane che attraversavano tutti gli Stati Uniti. Ecco, allora questo è l'ordine di grandezza. Teniamo conto che anche c'è un intervento di entità comparabile per rapporto al PIL della Banca Centrale del Giappone. Non ti posso dare dei numeri invece per quanto riguarda la Cina, però è chiaro che anche per la Cina ci sarà un fatto di questo genere. Così come tutti, però, dobbiamo avere presenti sia il problema di recupero strutturale delle economie. Uno. Dobbiamo tenere presente a breve e medio termine la nostra convivenza con il virus e dunque l'importanza assoluta delle strutture sanitarie. Ti dicevo le altre volte, abbiamo un vincolo, per esempio sui tamponi. La mia impressione, naturalmente io non so, non sono un medico, non so, ma un vincolo grosso per i tamponi è rappresentato dal numero di persone, banalmente, che sono capaci di fare i tamponi. Ora, una offerta di persone capaci di fare il tampone, di intubare, di fare tutte queste cose, non è che si improvvisa. Se tu vai a vedere perché è interessante e perché poi abbiamo accettato, diciamo, il regalo albanese persino, russo, Cubano. cubano. Perché? Ma perché ci mancano evidentemente, ci manca una offerta e non si comprano, capito? Non vai all'angolo delle strade a comprare o non vai sul mercato a comprare queste cose. O ce l'hai o non ce l'hai. Quindi c'è un problema importante che bisogna risolvere adesso di rafforzamento delle strutture sanitarie a fronte di una possibile recrudescenza del virus, perché la convivenza con il virus, speriamo tutti che vada bene, ma è possibile che la convivenza con dell'economia, dei consumi e di tutto quanto d'altro, se ecco, possa determinare un nuovo o nuovi focolai. In quel caso effettivamente avremmo un danno, come dire, di carattere strutturale molto grave.
Ecco, questo bisognerebbe avere in mente quello che si sta decidendo, quello che si deciderà il 6 e quello che si deciderà fino a giugno. Sono esattamente queste cose. E la cosa importante è che la gente, che alla fine è destinataria di tutti questi messaggi, ne arrivi a cogliere la parte essenziale, minimale. No, non è importante che tutti capiscano, tu perché vai a vedere il singolo dettaglio, però devono capire quali sono i pezzi forti sulla bilancia. Che cos'è che stiamo decidendo? Questo è quello il messaggio che mi sento di lanciare. Questo, se vuoi, era il motivo per cui noi nella lettera sapevamo che era difficile, ma uno strumento semplice per ovviare a questi problemi era quello di dire: va bene, scusate, ma aumentiamo un poco l'IVA e finanziamo l'Unione Europea. Ecco, faccio rivedere la lettera, Martino. Eccola Esatto. qui. E quindi noi avevamo pensato ad un intervento, come dire, più semplice, perché in tutta questa tematica ci sono due problemi. Primo problema è quello della sostanza, come evolve, che cosa abbiamo deciso e via. L'altro è come si traduce una decisione, uno stanziamento in fatti effettivi. E quindi di qui il problema, se vuoi, di rendere, di scegliere quella via che non sarà quella ottimale, ma che è quella più semplice e che arriva prima. Tu parlavi del decreto liquidità che ha una serie di problemi. Infatti. Allora, in effetti una parte dei problemi non sono difficili, forse c'è la complicazione, se vuoi, ulteriore banche, in certa misura questo non è ovviabile, ma Martino, scusami, per rimanere in Europa, questi, perdonami anche l'ignoranza, ma questi 3.390 milioni di euro dovranno essere divisi tra tutti i membri dell'Unione Europea o soltanto tra i membri della zona euro? no, no, fanno riferimento a tutti i paesi A dell'Unione tutti. Europea. Quindi Naturalmente. se questa cifra venisse divisa tra parti uguali tra i 27 membri, parliamo di 125 125 milioni di euro, 125 milioni di euro pro paese. Sì, sulla base del conto Sì. di 2.500 euro. Ok, ora il problema che emergerà, o uno dei tanti problemi che emergeranno, sarà quello appunto dei paesi ex, quelli che non fanno parte dell'euro, tipo la Polonia, l'Ungheria, eccetera, i quali paesi hanno avuto, in base all'ultimo piano settennale, un grosso atu. E il grosso atu, anche rispetto al Mezzogiorno d'Italia, è stato che le cifre, come dire, finanziate dall'Unione Europea avevano un fabbisogno di cofinanziamento che era pari al 15-20%. Quando vai nel mezzogiorno, anche nel mezzogiorno, la quota di cofinanziamento è pure del 40-50%, che è uno dei limiti proprio per l'attivazione dei progetti finanziati dalla UE. Capito? Noi abbiamo avuto nei passati 7 anni il problema che dovevamo in qualche modo utilizzare questi finanziamenti con questa care. Ora, adesso l'ultimo governo. Martino, una battuta per finire perché abbiamo 30 secondi. Allora, o concludi te oppure accogli la mia domanda, che è quella che si aspettano, direi, milioni e milioni di italiani, sia imprenditori sia famiglie, e cioè:
quando effettivamente avremo i benefici di questa manovra gigantesca. 30 Ecco, secondi. i benefici saranno scaglionati nel tempo. Ti posso dire una misura nel suo piccolo di cui si ha certezza ed è relativa alla Regione Lazio. La Regione Lazio che cosa ha fatto? Ha preso una parte di fondi europei, una parte di fondi propri. Ed ha stabilito una misura che consente a 40.000 richiedenti della Regione Lazio ad avere un prestito di 10.000 euro, ma di avere un prestito, diciamo, a subito. In realtà non è proprio a subito, nel Esatto. giro di 2 settimane. Questo perché? Allora, Perché Martino, ha scusami, questo perché perché. siamo fuori con i tempi. Allora, della regione Lazio, Sì. vogliamo parlarne in una prossima puntata specifica perché è molto importante e poi perché anche questi 10.000 euro non sembrerebbe che sia così facile ottenerli. Quindi io ti darei appuntamento a una puntata specifica, anche perché so che sei molto addentrato a questo pacchetto della Regione Lazio. Va bene, va Grazie bene. Martino, Va bene, buona ciao giornata. Giacchino, Ciao. ciao.